Credo che è una cosa importante questa azione in sinergia che si vuole affrontare con questa associazione Horeca all'Ero Nazionale, soprattutto il movimento di impresa ospitalità, che i nostri ristoratori della zona si stanno muovendo a pieno ritmo, soprattutto per avere quelle che sono le garanzie di un prossimo sviluppo futuro, di poter riaprire con una certa normalità, ma soprattutto per le garanzie, per quello che è pregresso, perché avendo sofferto già da 3-4 mesi la loro chiusura e qua sulle loro spalle quelle sono gli affitti, i canoni, i censi, i dipendenti, vogliono una garanzia sicura che lo Stato o mette in atto tutto quello che va dicendo costantemente, che ci saranno fondi, assistenza, saranno sospesi i canoni, i censi, i mutui, lo mette effettivamente in atto, oppure ci dobbiamo tutelare facendo queste azioni in sinergia con loro di poter spingere sia il Presidente del Consiglio, che è la prima persona a cui è indirizzata questa lettera che comporremo insieme a tutti i sindaci della zona, già ci siamo sentiti per telefono e mercoledì prossimo alle 11 una rappresentanza di sindaci insieme a una rappresentanza di questi ristoratori, firmeremo questa lettera ufficialmente, che sarà firmata anche dagli altri sindaci per in forma digitalizzata, e la manderemo al Presidente del Consiglio, al Presidente della Regione, la manderemo ai prefetti, all'ANCI, in modo da poter in sinergia avere e ottenere tutte quelle che sono le richieste giuste e dovute da questo settore.